Domenica 22 settembre 2019, presso il Viest Hotel di Vicenza, dalle ore 9 alle ore 18, emeriti studiosi e medici condivideranno le testimonianze di persone guarite da malattie giudicate inguaribili in occasione dell'evento La Giornata dei Guariti. Per informazioni e iscrizioni, www.salutaria.it. Caro saluto ai telespettatori di Salutaria, eccoci tornati ad una nuova puntata in cui affronteremo ancora il tema delle ragioni della salute. Ecco, sembra un tema inusuale per la medicina, la quale appunto cerca, studia attraverso il metodo scientifico galileiano quali sono le ragioni della salute e della malattia nei termini della sperimentazione. Ecco, qui cercheremo di aprire la visione anche ad altre influenze che ci vengono da altri settori che piano piano però ecco prendono piede, trovano riscontro ed ascolto e rimbalzo presso la medicina cosiddetta istituzionale. Vi presento i nostri ospiti, abbiamo il dottor Sergio Signori qui con noi in studio, grazie buongiorno. Di essere intervenuto. Abbiamo Alberto Lori, giornalista e divulgatore scientifico, nonché formatore e soprattutto youtuber di successo. Le sue conferenze, lezioni e incontri su YouTube sono molto interessanti, oltre che molto seguite. E abbiamo anche il piacere e l'onore di ospitare il professor Beniamino Palmieri, che ci segue per telefono, e, però ecco, qui è come se fosse qui con noi. Il professor Palmieri invece è un cattedratico dell'Università di Modena, è un chirurgo, ma è anche specialista in anatomia patologica e soprattutto un oncologo. Ecco, allora, proprio partendo dal professor Palmieri, in questo dibattito che noi abbiamo messo in campo anche in occasione di un evento che ci sarà qui a Vicenza a breve, il 22 di settembre, domenica 22 di settembre, presso l'Hotel Viest, ci sarà l'evento promosso dall'Associazione Salutaria, che è la Giornata dei Guariti. Queste tematiche saranno quindi trattate, magari non con questo, diciamo, con questo taglio, perché saranno arricchite, saranno condite con la testimonianza di persone che hanno diciamo, superato un processo di guarigione con successo nonostante delle aspettative negative, nonostante delle prognosi infauste. Dicevamo, partiamo proprio dal professor Palmieri. Ecco, la medicina istituzionale si preoccupa sia della cura che della guarigione. Ecco, in oncologia c'è un pochettino una forbice che si apre. Intanto, esistono malattie incurabili, professor Palmieri? Incurabili è diverso che dire inguaribili, nel senso che certo. La medicina deve prendersi proprio cura del paziente in tutto il percorso del suo arco vitale. Ed è uno dei nostri principi cardine, ma parlo proprio come medicina interpretata in senso olistico, sì. Di non scaricare tra virgolette mai nessun paziente per quanto infausta sia l'evoluzione. Certo. Sulla risposta dell'inguaribile, ecco, secondo le statistiche e i dogmi che noi negli anni attraverso la scienza positiva sì. Abbiamo certamente esistono malattie che purtroppo non sono guaribili perché la evoluzione di queste malattie, soprattutto in età anacronistica, cioè giovanile, possono essere mortali, per cui questo divario tra l'età biologica in cui un paziente soccombe perché a 90 anni cede il cuore piuttosto che le arterie, piuttosto che un sì. Intestinale o il fegato. Ecco, la morte prematura di una malattia che non ha una soluzione terapeutica efficace
è considerata inguaribile, certamente. Ecco, allora su questo aspetto, la prognosi delle malattie, dottor Signori, ecco, che cosa, come è possibile, diciamo, nel momento della definizione della prognosi infausta, cambiare il paradigma e quindi fare qualche cosa di terapeutico? Le prognosi e le statistiche non tengono conto della realtà individuale di ogni singola persona, tengono conto solo di quale malattia o di quali malattie aveva questa persona, e finché continueremo a fare così faremo dei buchi nell'acqua, perché ancora una volta ripeto, la malattia viene scissa dalla persona che la esprime e si ritiene che abbia una sua prognosi. Allora facciamo statistiche basate su un'astrazione che non tiene conto dell'individualità della persona, delle sue convinzioni, di ciò che immaginava e si prospettava. Ecco, adesso prima di dare la parola ad Alberto Lori, però ecco, dobbiamo dire che il professor Palmieri, nella sua attività di ricerca, di studio, una vita dedicata insomma alla clinica, nei suoi congressi si parla di oncologia integrata. Siamo stati ospiti a uno dei suoi congressi e lì ci sono tutte le voci. Chiaramente il peso è diverso anche per la responsabilità. Il medico istituzionale è chiamato a diciamo, fare il suo lavoro. È importante che però parta proprio dall'operatore più diretto una, diciamo, un'apertura a prospettive che possono aiutare anche nel lavoro del medico. Ad Alberto Lori, ecco, vorrei chiedere questo. Provi a immaginare un percorso graduale che porti la medicina attuale ad una medicina diversa che consideri a pieno titolo queste acquisizioni che vengono da altre scienze. Beh, io ripartirei da una cosa estremamente importante, cioè il discorso che riguarda la comunicazione medico-paziente. Perché è qui che bisogna cambiare le cose fondamentalmente. Perché cito un caso personale. Mio suocero aveva un linfoma di Hodgkin's e il medico ovviamente gli aveva dato una prognosi del tutto infausta, dicendogli tra l'altro che avrebbe avuto soltanto 6 mesi di vita. Io ho scongiurato il medico di non dirgli mai una cosa di questo genere, assolutamente, perché poi è, come dire, passa una convinzione che porterà poi il paziente, la persona, come preferisce dire il dottor Signori, veramente a quel limite che non si può, dal quale non si può tornare indietro. Sì, qualcuno l'ha fatto, ma questo è un argomento di un altro, altro dibattito. Questo che cosa voleva dire? Per fortuna sono riuscito a convincere questo medico e grazie a questo mio suocero è vissuto altri 12 anni. Quindi non ha avuto 6 mesi, anche perché lui ha seguito, è stato estremamente positivo, una terapia, come dire, di comicità. Sembra una cosa assurda quello che io sto dicendo, cioè l'ho portato a fare una terapia di film comici, insomma, di instillare dentro di lui non solo la gioia della risata, ma anche la positività di qualcosa che poteva modificarsi all'interno di se stesso. Certo, c'è lo yoga della risata, no? Che ha un po' questa finalità. Tra l'altro. Ma comunque sia, l'ha portato a cambiare quel suo programma mentale che l'aveva portato ad ammalarsi. Ecco, allora chiedo ai due medici, prima di tutto al professor Palmieri e a Sergio Signori, diciamo, la necessità di comunicare al paziente una prognosi infausta è veramente un elemento fondamentale. È un elemento di correttezza, doveroso ovviamente, ma professore, come si può, non c'è il rischio, come diceva Alberto Lori, che poi il paziente si convinca, vista il credito che dà al paziente, al medico, all'istituzione, che poi di realizzare esso stesso quanto è stato previsto dalla prognosi? È proprio necessario dire la prognosi infausta a un paziente? Certo, allora io
credo che la medicina in questo punto ha una sorta di nervo scoperto, nel senso che percepisce che certe donne, certe affermazioni un po' troppo autorevoli ma anche autoreferenziali basate sulla statistica hanno sì. una consistente fragilità, e mai come adesso l'indice puntato dei signori sulla inappropriatezza di una prognosi, soprattutto in funzione del fatto che il paziente deve poter a sua volta, diciamo, combattere in quanto unità integrata di psiche, di anima e di corpo contro la malattia, questo deve essere corretto. Per cui indubbiamente siamo di fronte a una situazione sperequata tra l'autorevolezza e la pretenziosità di certe affermazioni statistiche e il reale corrispondente aspetto del paziente. E lì cedo la parola al Signore direttamente, perché pregandolo di non infierire troppo contro certe forme di dogmi della medicina che hanno comunque costituito il paradigma di costruzione di una scienza che ha dato anche lei i suoi risultati in termini statistici, certo. Però certamente non è perfetta, insomma. Certo, ci dobbiamo fermare solo per qualche istante. Chiedo ai telespettatori di stare con noi a Salutaria, perché sentite che l'argomento è molto molto interessante. Ci vediamo fra poco. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica Dentale. Cresciamo insieme a voi. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Eccoci rientrati a Salutaria, quindi stiamo parlando con dei medici, il dottor Signori, il professor Beniamino Palmieri, Alberto Lori, divulgatore scientifico, di che cosa sia l'elemento determinante che aiuta nella convinzione, nell'aspettativa del paziente se questo determinerà o meno una guarigione. Quindi la prognosi, eravamo arrivati. Dottor Signori, quando la prognosi è infausta, bisogna comunicarla e come eventualmente comunicarla? Io direi che il caso citato da Alberto Lori rispetto al suo suocero è un paradigma perfetto di ciò che stiamo comunicando. Allora, se noi riteniamo che esista una oggettiva prognosi legata a questa malattia, il medico voleva dire al suocero del dottor Lori che aveva 6 mesi di vita. Certo. Invece non gli è stato detto. Quindi il suocero del dottor Lori non sapeva che ufficialmente, in base alla propria malattia, aveva 6 mesi di vita ed è vissuto altri 12 anni. Questa è la differenza. Non esiste una realtà oggettiva, come finora la medicina corrente afferma, per cui questa malattia ha questa prognosi. Certo, ecco, io volevo proprio inseguirvi su questo aspetto, perché prima è stato detto, parliamo della convinzione, delle credenze del paziente o della persona, ecco, diciamo meglio, della persona che viene a chiedere aiuto, perché questa è la realtà, ma parliamo anche delle convinzioni, delle credenze del medico. Allora, professor Palmieri, ovviamente è professore appunto di qual è il metodo scientifico, le conoscenze cliniche più aggiornate, forma i medici. Ma sono sicuro che il professor Palmieri, il professor Beniamino, ha dentro di sé una sua personale convinzione.
Ecco, come si fa in questa, diciamo, a favorire una convinzione positiva del medico che poi venga trasmessa alla persona che chiede assistenza? E non è il caso proprio di partire dalla formazione, questo un pochettino la coinvolge perché lei come professore universitario già dimostra una grandissima sensibilità. Come vedrebbe la formazione del nuovo medico che si occupa di queste cose, del nuovo oncologo? Ha stigmatizzato molto bene il giornalista Lori dicendo che il problema è proprio nella comunicazione medico-paziente. Io nella mia didattica attuale antepongo la empatia del rapporto medico-paziente alla qualificazione rigorosamente scientifica di una prognosi, rigorosamente e tra virgolette anche questo, perché certo, il rigore in un animo complesso e in un corpo complesso di un paziente non può essere applicato in modo rigoroso. Io applico un messaggio nella mia didattica rispetto alle indicazioni del paziente di un costante incoraggiamento e di una costante visione positiva di questo stato di disagio, cui va ricercata sicuramente una radice anche psicofisica oltre che fisica, nel senso che tutto quello che può essere stato causa di un problema, certo, nel rischio organico, ma anche molto spesso in una relazione di usura fra psiche e corpo. Quindi l'empatia prima della diagnosi e prima della prognosi deve calare questo sipario di connessione diretta proprio emotiva tra il medico e il paziente. In questo caso è molto più facile essere riservati, essere positivi, che non freddare con una condanna al braccio della morte un paziente che forse avrà l'ergastolo, ma se lo lasciamo con dei permessi di libertà molto ampi, gioviamo sicuramente la sua qualità di vita oltre che la sua stessa vita. Grazie professore per questa sua sensibilità, è molto importante, ecco, che questa sensibilità ce l'abbia poi chi deve formare altri operatori del settore. Alberto Lori, vogliamo stimolare i nostri amici medici con una provocazione che viene un pochettino dalle sue conferenze, dalle sue lezioni, anche dalle sue pubblicazioni. Tradizionalmente si stabilisce che le condizioni della coscienza siano quelle tradizionali del sensorio, quindi se siamo nello stato di veglia, di sonno, sogno, oppure di coscienza non ordinaria. Ecco, secondo lei come sarebbe possibile, come sarà possibile introdurre la valutazione, la forza terapeutica vitale che può avere l'ultimo degli aspetti, quello della coscienza non ordinaria sullo stato di salute nell'ambito della nostra medicina? Cioè, dico questo perché alla fine mi piacerebbe che si ipotizzasse qualche cosa di pratico, di realizzabile nelle nostre discussioni. Parlavamo prima di nascita del modello, del nostro sistema di credenze, del nostro programma mentale, e dicevamo che il periodo storico in cui noi creavamo questa nostra identità, questa nostra personalità, avveniva esattamente tra i 2 e i 6 anni, 7 anni. Ora, quello è un periodo storico in cui erano prevalenti particolari onde cerebrali che sono le onde teta, che sono onde particolarmente creative, ispirative, nascono dalla grande ispirazione oppure dallo stadio del sogno. Ecco, quindi, se noi volessimo in qualche modo inserire delle modifiche nel nostro sistema operativo, che evidentemente è molto forte perché si tratta del nostro subconscio o inconscio, qui ovviamente facciamo un approfondimento di queste due parole, per cui sappiamo benissimo che le neuroscienze ci dicono che addirittura per il 95% della nostra giornata noi lasciamo la guida di noi stessi a un pilota automatico, grazie proprio alle nostre abitudini, ai nostri automatismi, ai nostri convincimenti limitati e limitanti. Per cui, se noi volessimo in qualche modo introdurre una modifica, non possiamo metterci a fare braccio di ferro con il nostro subconscio, quindi bisogna saperlo aggirare. Ora, evidentemente in questi momenti particolari della nostra vita in cui sono prevalenti le onde teta e sono esattamente
Sì, d'accordo, le possiamo provocare anche con la meditazione, ma non tutti sono, si sentono portati alla meditazione, sì. Però alla visualizzazione sì, cioè quello di poter immaginare determinate situazioni, come per esempio quello di dirsi ma come sarebbe bello se io fossi sano, e quindi chiedersi ma come cammina una persona sana, in piena salute, come si veste, come agisce, come si comporta, e fare questa creazione della propria nuova esperienza nei momenti in cui ci sono queste onde teta, quando per esempio, quando stiamo per addormentarci o stiamo per svegliarci. Non tanto quando stiamo per addormentarci che perdiamo ovviamente il lume della ragione e della coscienza, bensì nel momento in cui siamo in quella sorta di interregno tra il fatto di essere tra l'addormentato e lo sveglio. Quello è un momento particolare, oltretutto considerando un'altra cosa che ci dice e ci suggeriscono le neuroscienze, che bastano 21 giorni per cancellare un'abitudine e attecchirne una nuova. Questo è molto molto interessante. Allora, dottor Signori, come si potrebbe applicare questa acquisizione, questa modalità nella prassi della medicina istituzionale? I medici si definiscono galileiani, si parla di medicina basata sull'evidenza. Ora non so, mi dispiace dirlo, quante volte nella mia lunga vita io ho trovato persone, medici e non medici, che hanno negato fatti in nome di ciò che sapevano. Allora, è più importante un fatto o più importante ciò che finora so? Ecco, per me è auspicabile che si tenga conto dei fatti, e se i fatti non collimano con le teorie dobbiamo rivedere le nostre teorie. È nota alla medicina ufficiale l'effetto che può avere la convinzione non soltanto della persona che chiede aiuto ma anche del medico. Ecco, come si può introdurre nella prassi, nella formazione del medico, questo aspetto importante, professore? Per quanto riguarda la sperimentazione, il doppio cieco e il metodo con cui da Galileo in poi, insomma, si è cercato di strutturare in modo chiaro, in modo netto, in modo definito tutte le peculiarità dei vantaggi di un trattamento, la tossicità, gli effetti desiderati, io credo che quell'aspetto nei limiti del possibile meriti ancora di essere rispettato come modello, tenendo presente che non deve essere troppo rigido, cioè nel momento in cui un paziente incappa in un effetto collaterale o in un manifesto non beneficio di una cura, questo doppio cieco, questo modo di procedere assolutamente asettico, quindi privo di coinvolgimento con la società del paziente, deve essere ovviamente rivisitato e modificato. Bene, io vi ringrazio, ecco, per aver assieme a noi focalizzato questi aspetti, che sono ovviamente degli aspetti nella vita di ognuno di noi che sono carichi di pathos, ovviamente hanno da una parte delle sensazioni contrastanti, da una parte timore, paura, dall'altra parte anche qualche apertura di aspettativa, di fiducia, anche un po' di entusiasmo. Ecco, io devo dire che questa è una percezione personale che ho trovato condivisa da altri, che siamo in un momento un po' di grande cambiamento. Anche Alberto Lori lo diceva in uno dei suoi video su YouTube. Ovviamente non tutte le direzioni saranno giuste e corrette, importante però è quello di cimentarsi nel focalizzare, nello studiare, nel discutere assieme quali sono questi che sono poi i fondamentali della nostra esistenza. Bene, concludiamo questa puntata di Salutaria. Ringrazio i nostri ospiti, il professor Beniamino Palmieri, che è in collegamento telefonico con noi, il dottor Alberto Lori, che è in collegamento in video, e il dottor Signori, che invece è qui in studio. Saluto i telespettatori e do loro appuntamento a Salutaria per parlare di benessere e salute. Arrivederci.